Cinanzonier e bentornati su Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Olive Town, mamma mia. Cinanzonier e bentornati su Story of Seasons Pioneers of Olive Town sul canale dei Mentis. La scorsa volta ci siamo ricordati di salvare, vero? Non è vero, non ci siamo ricordati di salvare. Posso? Gioco, fammi salvare. Perché non ce lo siamo ricordati. Salva, perfetto. L'ultima volta abbiamo upgradato la nostra tenda ed è diventata quindi un monolocale in legno praticamente. Quindi, beh, è un bel upgrade, un bel miglioramento. Almeno adesso non dobbiamo preoccuparci degli animali selvatici che ci mangiano durante la notte e neanche troppo del freddo notturno. Quindi, meglio di così, cosa si può sperare? King Nick ha fatto un raid, ma salve King Nick, buonasera. Ciao Nemi, buonasera, da quanto tempo? Visto ti ho preceduto. E quindi, stasera ti... Perché c'è tutte queste pozze in terra? Prima... Ieri ce n'era una. Scusami. No, annaffiare non è il modo giusto per toglierle, direi. Allora, andiamo a far uscire il nostro Cippo, il nostro bellissimo pollo. Ciao Cippo, guarda ma felice che è. Siamo a livello 2 di breeder di cosa? Degli animali. Bello, bene, bene. Esatto, combattiamo il fuoco con il fuoco. Posso riuscire a fare una cosa giusta? Oh, ok. Vabbè, no, il pollo ha... Scusa, il pollo non può scrivere le sue memorie? Cosa vuoi dire? Sono le note che il coso si fa, che il fattore si fa sugli animali. Quindi, appunto, così possiamo sapere che il nostro pollo ha 2 di amicizia, 2 di felicità e in questo momento sta pascolando fuori. O sta facendo grazing, quindi in realtà, come ho detto l'altra volta, sta giocando a Toho. Che bello, ho i polli che giocano a Toho. Ma ciao Dark Forfer, ma figurati per la sub. Io l'ho fatta come ho scritto casuale, ma trovo che sia giustissimo che è capitata a te. Perché sei sempre lì nella chat di King Nick. Vi farò vedere che bello è la pesca. Soprattutto io l'avevo capita completamente in maniera sbagliata, perché pensavo di dover premere tante volte il tasto, invece devo tenere premuto. Ebbene, ok, non c'è tanto altro da fare in realtà per ora nella mia fattoria. Possiamo vedere di raccogliere qualcos'altro, forse. Posso anche togliere un po' di erba, magari. Se ci chiappo. Là. Buonasera, Ninfeal! Spero che sbagliare non mi faccia tagliare gli alberelli, no, non sembra. Ne teniamo giusto un poca poca per far felice Cippo. Credo che gli serva l'avere un po' di erba fuori, però non troppa, sennò per me diventa difficile muoversi. I fiori di ciliegio. Esatto, ci sono i fiori di ciliegio in realtà. Non so se c'eri quando ci siamo andati l'ultima volta, ma a nord della città ci sono i fiori di ciliegio in fiore. Quindi è bello, ci sono i fiori di ciliegio. Sì, per ora sto facendo un po' di cose a caso. Perché abbiamo già annaffiato, quindi stavo facendo vedere un po' come si pescava e cosa si può fare nella fattoria. In questo momento poco. Abbiamo già pettato Cippo. Oh, ciao sindaco. Hello there, General Victor. Stai prendendo la mano con le cose qui a Olive Town? Ma sì. Sicuramente non ci sono abbastanza cose belle come nella città, ma viviamo bene, perfetto. Abbiamo lavorato tutti per costruire questo posto into quello che è adesso, in quello che è adesso, e siamo tutti orgogliosi di questo. Abbiamo i nostri problemi, ovviamente, ma... Ma? Ciao, figlio del sindaco. Jacopo, cosa stai facendo qui?
Non stai saltando il lavoro alle navi, vero? No, papà, è tutto tranquillo. Non abbiamo così tanti turisti, quindi. Ah, ok. Ha pulito e ha già finito. Ok. Va bene, è tornato a casa per farsi una doccia. E qual è il punto di tutta questa cosa? Scusatemi. Ah. E quello, vedete, vedi, è uno dei nostri problemi. Ci manca il turismo. Vabbè. Non dico che Olive Town debba essere un posto ambito da tutti, però preferirei che sia una piccola oasi che i turisti possano godere, possano godersi. Ed è qui che entri in gioco tu, Cinnazon. Sei stato cresciuto in una grande città, vero? Posso avere la tua opinione su qualcosa? Ok. Cosa dovremmo fare per avere l'attenzione? Direi portare la tecnologia come in Portia. Portiamo la tecnologia in questa città. Ok, non possiamo tenere il passo con le persone di città. Oh. Ma allora, cosa me l'hai chiesto a fare se mi devi bocciare l'idea in questo modo? Va bene, tu vuoi che vengano qui a rilassarsi. Mi sembra giusto, ma. Non mi sembra che stia funzionando. Ok, vai a lavorare, Jacopo. Qual era il senso di tutta quella cosa, scusate? Guarda le mie mabelle le mucche. Non so se le hai viste ieri quando lurcavi. Guarda ma belle che sono. E allora, no, qui c'è il palazzo del gourmet. Qui possiamo chiedere a questo tizio di farci i cosi, di farci i mobili. Ciao amico carpentiere, vuoi farmi un baule? Facci una gif e mettila da una parte. Sono bellissime le mucche. Ci sono parecchi siti che vendono i peluche di quelle mucche e sono bellissimi. Quindi dopo, vabbè, li puoi trovare però. Dopo te le mando qualcuno. E non vende bauli. A parte che costa più. Un coso costa più una libreria dell'intera casa. Ma va bene, quello, sai. Non ci sono i bauli in questo gioco. Va bene. Oh, sarà una tragedia. Le grocery non mi interessano. Non credo che alla tizia gli piaccia la linfa degli alberi, vero? Proviamo. Tanto. Ah, ciao, Laura. Sì, esatto. Tieni, ti piace la linfa degli alberi? Beh, sì, a quanto pare. Ok. Dal messaggio di Nemica. Sì, infatti è arrivata quella cosa del povero Jacopo. Ho detto, ma. Salve signora, che tempo magnifico, è vero. È stato sempre soleggiato finora. Non vedo l'ora che arrivi un temporale che ci tiene chiusi in casa per un giorno. Va bene, direi che per ora possiamo. Eccolo, il gourmet che ha quel palazzo gigante a ovest della città. Ciao bambino, tu fai parte di un DLC, lo so. Tu sei una tizia che io non credo in realtà tu abbia un'età da matrimonio, non so perché hai la romance. N non può, è una bambina. Avrà 2 anni più di questa. Giapponesi. Oh, ciao Gloria. Sì, te li sto portando le foto degli animali. In realtà no, ti devo. Ma se è chiuso il museo oggi, scusami. Ti devo donare una roba. Io ne dovrei avere 20. Non mai nella vita. Qui potremmo comprare un cane, però. No, questo è il livestock. Aspetta, scusa. Di qua. Potremmo comprare un cane o un gatto, ma non abbiamo ancora abbastanza soldi per comprare un Labrador o un Bovaro.
che sono i miei preferiti in questi, quindi aspetteremo. Ah, oh, bello che è il Labrador, mappuccioso. E perfetto. Purtroppo non ci sono i Terranova. Ci fosse stato un Terranova avrei speso anche 10.000 soldi nella vita vera per averlo nel gioco. No, nella vita vera magari no, però a quel punto mi comprerei un Terranova nella vita vera. I fili continuano a infilarsi sotto la mia sedia. Ecco perché non mi piace giocare con i joystick. Troppi fili. Perché la novità principale di questa serie è che la sto giocando con il joystick praticamente. Perché appunto, normalmente lo sapete che non uso mai i joystick. Ah, giusto. Dovremmo sentire quanto costano le macchine per fare, per lavorare le materie prime. Perché noi in questo momento abbiamo un sacco di legni che potremmo trasformare in ceppi o in legno lavorato. Cioè in ceppi no, ma avete capito. Inoltre, non ho trovato. Non abbiamo trovato ancora neanche un. Ah, posso prenderlo questo fiore? Ovviamente il mio inventario è pieno. Però posso togliere uno di questi strumenti. E quindi adesso il mio inventario non è più pieno. Allora, esauriamo l'energia del nostro carissimo fattore. Prima di andare a vedere quanto costano quei macchinari. Continuano ad uscirmi questi coniglietti dal coso. Questi coniglietti dagli alberi e dall'erba che taglio. Non so perché. Non ho ancora capito cosa siano. Sì, dai, hai ancora due cuori. Su, lavora. Dobbiamo trasformare la nostra fattoria in un centro commerciale. Non lo sai, è quello lo scopo del gioco. No, non è vero. Però dobbiamo lavorare come se fosse quello. Quanto mi dà il fiore se lo vendo? 30 soldi. Un po' pochi. Ma lo venderemo uguale. L'erba ci dà ben uno. Tieni. Tientela tutta. Allora, dove saranno? Questo è un General Store. Magari qui hanno qualche vestito. Beh, qui hanno dei rotoli di filo. Signora! Buy goods. Ok, questi sono i semi. Quindi no. Però ci sono i biscotti per animali. Bouncy ball per i cani, ovviamente. Mouse ball, jewelry ring, confession, blue feather. Ok, questa è la roba per sposarsi. Un po' troppo presto ancora per fare quello. Oh, tu hai altra cosa. Niente, però. Non hai comunque un baule. E non hai vestiti. Ah, devo. Mi sa che devo sbloccare una cosa per i vestiti, che infatti mi sbloccherà anche quelli del DLC che ho. Sì, ho speso i soldi anche per il DLC. Rifarmi della. Esatto, strano che l'erba da ungi. Per rifarmi della gente che non mi ha regalato la key, gli ho comprato tutto il gioco. Così si fa per vendicarsi. È come se tu, Nemi, ora ti rifiutassi la key che ti hanno proposto di quel gioco e poi 10 minuti dopo tu lo comprassi. Parliamo con la gente. Oh, tu è da un bel po' di tempo che non ti vediamo. Tu vuoi un po' di linfa degli alberi? Perché a tutti piace la linfa degli alberi? Scusami.
Allo? Non ho sentito tra l'altro quello che ti ha detto Kinnick prima per convincerti a non prenderla proprio. Avevo perso quel passaggio lì perché ovviamente stavo preparando per questa live. Forse ce l'ha lui, i macchinari? Non me lo ricordo. Hey, welcome. Oh, però c'è l'upgrade bag. Che costa quanto un cane? Preferisco il cane. Tu ce l'avrai. No, non è vero, tu non ce l'hai, ce l'abbiamo già visto. Abbiamo già guardato da te. Ci aveva detto la scorsa volta dove erano. Ma mi sembra che ce li avesse. Dovesse averceli lui. Upgrade tools? No. Sì, ma posso anche fare così. E nessuno si sconvolge. E soprattutto nessuno si fa male. Oh, ciao, Iori. A tu piace la resina? A te piace la resina degli alberi? A tu piace proprio. Perché a tutti piace la resina degli alberi? La linfa degli alberi? Perché? Perché alla gente piace la linfa? Museo, sei aperto adesso? No, ovviamente è chiuso oggi. Perché è chiuso oggi il museo? Perché un museo dovrebbe essere chiuso? Devo donare roba. Signora, a lei non ho parlato oggi. Invece sì. Ok. Non so veramente. Qui non ci sono ancora entrato in realtà. Dal sindaco. Oh, le richieste dai tizi, dalle persone che vivono in città sono postate, sì. Sono affisse alla tabella. Oh, tipo Portia, quindi sono le missioni. Vediamo cosa vuole questa gente. Sì, ho capito. Blood clams. Non ho idea di come trovarle, quindi no, Emilio. Non posso aiutarti. Esatto, da gente che ti dice mi piace la linfa degli alberi, cosa ti vuoi aspettare? Che si sconvolga perché vai al giro con l'ascia? No, belline che parlano. Adoro quando gli NPC hanno delle interazioni tra di loro. E niente, non ho idea di dove siano. Dove comprare i maker. Questo è un bistro, dubito che di poter comprare i maker al bistro. Tu vendi i fiori. Quindi dubito. Io ero sicuro che dovessi comprarlo da Nigel. Da Nigel. Nigel lo chiameremo. No. Dovrebbe esserci le notes da qualche parte che posso rileggere. No, solo dalla casa la posso fare, va bene. Ok, tu. Oh! È il compleanno di Angela. Oh no, ho venduto ro la roba che poteva. Vabbè, potrei darle questo. Come regalo di compleanno mi sembra giusto. Emilio è uno dei pescatori, sì. Signora Angela, so che è il suo compleanno. Tenga, auguri. Prego. Le ho regalato letteralmente una pianta che ho preso da terra. È peggio dei fumetti in cui il fidanzato si dimentica del compleanno e prende il fiore da fuori casa della fidanzata per fare il regalo di compleanno. Quindi questo l'ho letteralmente preso da terra e non è neanche un fiore, non è niente. Boh. Credo che sia tipo un'erba aromatica. Chi non vorrebbe dell'origano come regalo? Aspetta, c'è uno scoiattolo. È di qua. Bellissimo. Non vorresti esporre nel tuo museo il culo di uno scoiattolo? Aspetta, facciamogliela anche. Non. Facciamo. Bella.
Bellissima. Perfetta. Aspetta, sono queste, scusale. No, ho sbagliato. Ah, sono queste le Blood Clam. Allora posso farla quella missione, direi. Sono come in Animal Crossing. Probabilmente valgono anche un cazzo. Aspetta. C'è anche una cosa. C'è anche una cipolla selvatica. Valgono un sacco di soldi le cipolle selvatiche. Ma poi scusa, dall'altra parte della. Del coso ho visto una mucca prima, scusa, facendo. Ma. C'è una mucca selvatica enorme! Però non vale per fargli la foto. Non è un animale selvatico, quindi non la voglio nel museo. Ma io la faccio uguale la foto. Guarda ma bella che è! Se c'è un modo per estrapolarle, Nemi te la mando, la foto di questa mucca. Allora, vediamo se riusciamo a tornare in tempo al municipio a prendere quella missione. Non ci ha detto niente sulla scadenza che hanno. E non so quanto è aperto il municipio. Credo, spero sempre, cioè, vorranno avere del coso. Vorranno. Yes! Emilio! Cosa ci dai quindi? Ci ha dato 200 soldi! Possiamo comprare un Labrador! Però non è. Sono oltre le 6, non posso più comprarlo. Il negozio è chiuso. Sadness. Vediamo quanto valgono, tra l'altro, queste Blood Clam. Dodici e ci ha dato 200. Mica male. No, però. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Che vendo la stone. Non devi vendere la stone. Questo non so se posso farne dei cosi, se posso farne dei semi. Però mi servirebbe quel maker che non so dove trovarlo. In questo momento almeno. Sì, la potrò adottare probabilmente la mucca. Quando avrò. La cosa, quando avrò il capanno per gli animali. Dormiamo. È stata una bella giornata. Abbiamo guadagnato un sacco di soldi. Abbiamo fatto anche la nostra prima missione per il sindaco. E abbiamo fatto felici gli abitanti regalandogli linfa vitale degli alberi. Sono vampiri nei confronti. Ma è ma sto sindaco che palle, ma è sempre tre piedi. Buongiorno Cinanzon, mi scuso se arrivo così presto, ma c'è qualcosa di importante che devo chiederti. Ok, la nostra città sta diventando più vivace giorno giorno. Ma è 4 giorni che sono qui, già ho fatto così tanta roba? La mia speranza è che se continuiamo così possiamo trasformare la nostra città in un posto ancora migliore dove vivere. Ma non posso fare questo da solo. È per questo che mi serve una petizione. Ah no, ok. Devo chiedere il tuo aiuto come cittadino di Olive Town. Va bene. Ah, hai lo stesso spirito di tuo nonno. Una volta che svilupperemo la città potremo aprire più negozi. E sono sicuro che ti piaceranno tutti. Forse potremo aprire più negozi. Ok. Il nostro piano corrente è di far diventare le strade più belle. Ok, ok. Ha messo dei dettagli alla bulletin board. No, non ha portato il caffè, non porta niente. Mi ha regalato gli strumenti iniziali e non mi ha dato neanche dei mixer. Dei maker o quella roba che è. Qui non posso cambiare niente ancora, non posso neanche mettermi un cappello. Ascoltiamo la radio, sentiamo il tempo. Il 6 sarà soleggiato, il 7 sarà soleggiato, l'8 sarà soleggiato. Che bello. Per ora c'è stata una grande varietà di tempo. Non è neanche estate, cioè non è neanche da dire, ah, ma magari. Barn? No. Coop. Ah no, queste sono solo le notes, nel senso. Enciclopedia? Ok.
Tools magari è nel maker? No. Ah, poi l'enciclopedia mi dice solo le cose che ho già? Ah, grazie. Makers. Grazie, molto utile questa enciclopedia. Le nostre prime pa le patate, stavo dicendo. Le nostre prime rape. Guanava belle. Dobbiamo andare a comprare altri semi. Oh, finalmente mi ha detto dei coniglietti che escono dai miei terreni. Avrai notato che ci sono delle piccole creature che escono dal tuo coso quando lavori. Forse qualcosa di buono succederà se trovi un sacco di loro. Grazie. Che spiegazione incredibile. Non l'avevo, non l'avrei mai detto. Allora, non ti dico niente perché sono contento che oggi compreremo un Labrador. Cosa posso togliere? Vabbè, per ora facciamo così. Dobbiamo espandere la nostra area di coltivazione. Un altro. 11. Quindi in chat cominciate a suggerire nomi per l'animale. Prima andiamo a comprare qualche seme. Così avete tempo per decidere che nome. Ovviamente è chiuso oggi. Mi stai dicendo questo? Signora, faccia il suo lavoro. Vada alla cassa. Toh, oggi regaleremo qualcosa a te. A te piace la linfa, vero? Sì. Oh, è un regalo sicuro, eh. Le pozze si moltiplicano, sì, c'ho delle cose, c'ho delle infiltrazioni in questa fattoria. Signora, può cominciare a. No, devo aspettare 5 minuti. Signora, venda. Allora, compriamo dei beni. Non mi dire che c'è 160 è per uno? Quanto valgono, scusa, le cose che crescono dopo? Io voglio comprare un cane, quindi ne compreremo solo due di questi. Ok, ma che triste. Quanto cazzo costano queste cose? Quindi quanto mi darà? Quel comprare quella cosa. Ah, voi abitate. Anche tu abiti qui, Demon. Ok. Ah no, tu vendi solo gli animali da recinto. Nessuno ha suggerito nomi. Quindi intanto noi compriamo il nostro Labrador Retriever. Purtroppo c'è solo biondo. Preferisco quelli neri. Ma è comunque bellissimo e puccioso. Quindi intanto bevo mentre suggerite nomi. Molto puccioso, perfetto. Quindi lo chiameremo puccioso. Puccioso, perfetto. Cippo e puccioso per ora sono i nostri animali. Ho appena bevuto Ninfeal, quindi ora mi
Mi sgranchirò dopo aver comprato il nostro puccioso. Che bello. Abbiamo un cucciolo. Un cucciolo, in realtà l'abbiamo comprato adulto praticamente. Almeno a quanto sembra dalla foto lì, è praticamente adulto. Piantiamo i nostri due semi. Annaffiamo. Un fiore. Ah, un fiore. Ah, anche questo posso prendere. Maremma troia, l'inventario. Odio l'inventario in questi giochi. Ovviamente in quello del DS che ce n'era. Era enorme, era una cosa fantastica. Cippo, adesso avrai un nuovo amico nella fattoria. Intanto dammi il tuo uovo. Due per ciascuna. Cioè, un seme della co delle rape costa 120 e mi danno 200. Non è un grande margine di guadagno. Questo doniamolo al museo. Ok, però domani guadagneremo 2000 soldi. Guardalo! Ciao puccioso! Bubu! Aspetta. No, vieni qui. Voglio farti una foto. Perché non vuole farsi fare una foto? Dove sei? Oh. Bello. Anche il mio cane faceva in questo modo. Quando volevi fargli una foto, appena vedeva che tiravi fuori il telefono per fargli una foto, si muoveva subito dalla posa che aveva. Dice, oh, guarda che posa strana. Tipo, magari era con le zampe incrociate, una roba del genere. O proprio. E si girava. Te prendevi. Gli provavi a fargli la foto e si girava. Allora, guarda che bella foto di una volpe ho qui. Hanno fatto la statua del passerotto! Guarda ma bello che è! È grassissimo quel passerotto, è fantastico. Ho altre foto da donare? Non credo di poterti donare la foto del mio cane. Ti do questa, vuoi vedere che statua riesci a fare da questo scoiattolo? Mi regalerai Pokémon Snap se mi diverto così. Potrebbe essere un'idea fa da fare. Però ancora mi serve una Switch, quindi. Dona un pesce. Tieni, un Gazami Crab. E dato che siamo persone noiose, li metteremo tutti in ordine, in ordine di quando li abbiamo donati. Non credo di avere più niente da donare, vero? Scusa, ma se io gli dico ti voglio donare qui. Ah, ok. Perché non vuoi fare la statua della mucca gigante? Dai, è bellissima. 600 soldi per la statuina del coso. No, dai, pensavo meno. Per la statuina del passerotto, pensavo meno di 600. Ok, non avevo letto il Kinnick che aveva detto che stava lurcando perché cucina. Posso giocare sulle altalene? No, mi posso solo sedere e contemplare la mia vita. Che tristezza. Posso salire sullo scivolo? No. Sarà meglio comprarglielo un biscotto a Puccio?
a Puccioso? Probabilmente sì. Se no dopo magari mi mangia. No, scusa. Materials. No, aspetta. No, era nei goods, sì. Sì, è proprio il classico parco giapponese. È il classico parco giapponese in cui il protagonista va quando ha una crisi, soprattutto negli shoujo. Bubu, tieni. Sì, vieni qui però. Tieni il biscotto. Bene. Mi deve amare questo cane. Però io speravo che stesse in casa con me. Io lo voglio in casa. C'è un Labrador che non prova a salirti sul letto durante la notte e non è un Labrador. Ok. Questi alberi sono un po' troppo giovani. Mi verrebbe un po' male a tagliarli già. Non crescono così tanto velocemente come in Portia, che dalla notte alla mattina sono già tutti pronti. C'è un altro scoiattolo lì, però ormai l'abbiamo preso lo scoiattolo nella foto. Vabbè, se non ci entriamo in casa insieme, io torno a dormire nella tenda, va benissimo. Non ho problemi. Tra l'altro credo che questi alberi abbiano una bassissima possibilità di spawnare un seme e non lo stanno facendo, mai nella vita. Puliamo un po' qui il paesaggio. Puccioso, vuoi venire ad aiutare? Perfetto. Ma quanta roba c'è. Anche perché più ho la cosa libera, più vedo la roba da prendere in terra. Perché la telecamera così non è che mi piaccia così tanto. Preferisco sempre la telecamera dei vecchi Harvest Moon. Però d'altra parte questa è l'evoluzione. Un giorno, ve lo giuro, lo porto in live il primo Harvest Moon che abbia mai giocato. Quello per Game Boy Color. Praticamente la premessa è molto simile a questa di quell'Harvest Moon lì. Perché tu erediti la fattoria, non mi ricordo lì se è del nonno o del babbo. Però comunque erediti la fattoria, lì entro 3 anni devi pagare praticamente il debito, cioè devi gestirla per 3 anni prima praticamente che diventi effettivamente tua. E avevi tutte le cose da riparare al giro. Altra linfa, perfetto. Gli abitanti saranno contentissimi. Ma come corre felice. Mi riempie di gioia. Allora, andiamo dalla nostra tour guide of the underworld. Questo sarebbe. Dicendogliela così diventerebbe la cosa. Diventerebbe la waifu di Folk. Tieni, oggi ti do addirittura un fiore. Invece della linfa degli alberi. Oh, grazie, l'ho preso. È la stessa reazione che ha avuto alla linfa, quindi perché non dargli quella? Credo che solo tipo l'erba non gli piaccia se gliela do come regalo a questa gente. Almeno da quello che ho visto finora. Vediamo chi altro incontreremo che riceverà un po' di linfa. Suona malissimo detto così. Iori, tieni.
Sindaco, salve. Ciao bambina. Salve simpatici signori anziani. Ciao carina. Pa, pa. Vediamo come sono le relazioni. Se siamo. Laura, siamo già a mezzo cuore, incredibile. È la figlia di Norman e Sydney. Oh, ok. Angela Iori. Perfetto. Ancora peggio così, Nemi. Ancora peggio. Vado a spargere la mia linfa. Kimik, se mi stai sentendo nell'urk, vedi? Questi sono i ciliegi in fiore. Ciliegi in fiore, ciliegi in fiore. Bene, adesso Yuyuko apparirà e comincerà a spararci dei cosi. A spararci dei Danmaku. Era una volpe fantasma. Ok. Oh, salve, Park Ranger. Com'è la sua lotta oggi con Yogi e Bubu? Da, non posso andare. No, voglio andare di là. Ah. Non posso esplorare ogni singolo centimetro quadrato di questa mappa. 0 su 10. Non lo comprerei. No, non è vero, lo comprerei tutte le volte possibili. Non sono sicuro che se riuscissi effettivamente in tempi brevi a comprarmi una Switch, che non lo compri anche sulla Switch. Come fa gente che fino ad adesso ho giudicato malata. Però d'altra parte in questo modo avrei anche più occasioni per giocarci per conto mio. Anche se ci sono comunque una marea di salvataggi possibili da fare. C'è tipo 18 slot salvataggio in questo gioco. Peschiamo un po'. Fish. Ah, dopo il verde di solito diventava rosso. Questo pesce è strano. Questo pesce deve essere rarissimo. Gazzame. No, in realtà faceva schifo. 0 stelle. Verde, rosso. Questo. Blu. Verde. Ok, il blu in realtà è la cosa migliore da dove prendere. Dove tirare. Ora ho capito alla perfezione adesso come funziona. Là. Whisked Velvet Shrimp. Non credo che. No, sì, gliel'abbiamo donato, mi sembra già questo. La sardina no, però. Un altro Gazami Crab, ma c'è solo questa roba qui? Vabbè che ho visto che al General Store vendono anche le esche. Quindi forse con quello riesci a fare di più. Vediamo chi c'è al bistrò. Ah, c'è Karina. Ciao, Karina. Ah, giusto, c'è Alice qui. Che non si chiama Alice, è Blair. Anche questa è una bambina. No. Ah, giusto, la linfa l'ho già data a quell'altro. Boh, allora tieniti un fiore. Sì, è un present for you. Signora Misaki, salve. Ah, tu hai già parlato. E non è che ti voglia parlare così tanto, gourmet. Hai un palazzo gigante, sono un pochino invidioso. Io sono felice di avere un cottage di legno. Abbastanza in riva al mare. L'altra gente non riesco mai a trovarla. Norman, al massimo ci trovo la Laura, che è l'unica persona che riesco a trovare con regolarità. Sei da solo in casa? Mi dispiace. Va bene, direi che possiamo andare a casa adesso.
Abbiamo più di un cuore, quindi possiamo buttare giù. No, non è vero, non abbiamo più di un cuore. Puccioso, vuoi entrare in casa? No. Non mi dire che questa dovrebbe essere la cuccia di Puccioso. No. Deve avere almeno un cuscino gigante. No, aspetta. Ok, così. I cosi. I crabs li possiamo anche vendere. Varranno 10, tipo 30. Cazzo. Beh, domani andiamo a donare altri pesci. Salviamo. Là. Dormiamo sopra le coperte senza. Infatti non ci starà mai lì se quella è la sua cuccia. No, non va bene. Ok, 2128 soldi. Andiamo a. Lui, io dono i pesci. Voi donate al canale. Mi sembra. No, ma povero! Non può stare su una cuccia così piccola! Mi dispiace, Puccioso. Dov'è che compro una cuccia più grossa? Voglio una cuccia 4x4. Nel senso 4 quadretti per 4 quadretti. Non che ha 4 ruote motrici. Anche una cuccia a 4 ruote motrici però sarebbe bellina. Così può andare dappertutto dove gli pare. Allora. Come stanno dormendo? Il mio cucciolo ha bisogno di una cuccia più grande, non potete dormire. No, no. Per la gente che arriva adesso dirà, questo è un pazzo malato di quelli che. Boh. Di quelli che danno un morso del gelato al cucciolo e un morso del gelato lo prendono loro. Non sono mai arrivato a quei livelli. Rompiamo una roccia nel frattempo. Giusto, dovrei guardare al municipio. Non ho guardato la missione che mi ha detto il sindaco. Il sindaco mi ha parlato specificamente lui di una missione e l'ho ignorato completamente. Vedi, fa bene a venire alla mia fattoria a rompermi le balle. No, vabbè, 10 logs ce li ho, tieni. Ah, ce l'ho ma non ce l'ho nel coso. Ce l'ho ma non ce l'ho nel frigo. L'altro, vabbè. Adesso sono quasi le 9. Le 8. Quindi possiamo cominciare a metterci davanti al bancone ad aspettare che aprano. Ho sbagliato, questi sono i fiori. Non mi servivano i fiori di Nguyen. Signora, sono di nuovo qui, alle 8 spaccate. Buy goods. Allora, intanto ci serve. Aspetta, vediamo se ce l'ha effettivamente una cuccia. No, non c'è. Non c'è una cuccia più grande. Però c'è la palla. Prendiamola la palla. Oh, ho finito lo spazio in inventario, ecco perché non mi faccio più comprare nulla. Rimettiamo la falce nella tool bag. Compriamo delle altre cose.
In realtà potrei comprare i cucumbers. Quelli lì. I cetrioli. 10 ne potremmo comprare. 11. Sì, abbiamo lo spazio tranquillamente per 11. Loro ricrescono. Quindi sono fortissimi per quello i cosi, i cetrioli in questi giochi. Me lo ricordavo. Allora, Puccioso, se io ti tiro la pallina, me la riporti? Non credo. Oggi è in casa, oggi non ha voglia di uscire. Sì, oggi non ha voglia di uscire. Come dovrei fare, scusami? Una palla fatta specificamente per i cani. Come te la lascio? Dove te la lascio? Aiutami! È per il tuo bene. No, eh? Vabbè. Ne riparleremo, Puccioso. Intanto, Cippo. Esci a pascolare. Non ho spazio per l'uovo, vero? Ah, devo donare al coso. Allora, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Allora, io non sono sicuro che questi che ricrescano mi facciano prendere quello nel mezzo in realtà stavolta. Quindi per ora non ce lo metteremo. Vedremo dopo come vengono su. Annaffia, annaffiamo. La mano che dà l'acqua. Che bel titolo. Prendiamo l'uovo di Cippo. Sì, esatto, ho proprio paura di quello. In realtà sono sorpreso che le rape me le abbia fatte crescere normalmente. Prendiamo quella pianta, così facciamo la missione. Vabbè, ma me li fai di. Ok, perfetto. Funziona molto meglio di Portia comunque la cosa dei menu. Aspetta, ora che è fuori, magari ora vuole giocare con la palla? Puccioso, vuoi giocare con la palla? No. Magari non mi vuole ancora abbastanza bene? È questo che mi stai dicendo, che non mi vuoi abbastanza bene? Sono un po' triste. Personalità gentile, oh. Andiamo. Let's a go.
Perfetto. Qui non c'è Higgins che ci ruba le missioni come di là. Come su Portia. Ah, non avevamo i soldi per quello. Doniamo un pesce, una sardina. Là. Non chiamare. No, ma Higgins qui non ci dovrebbe essere mai assolutamente. Ne sono sicuro. Come sta andando il tuo giorno? Non ti voglio dare la pallina. No. Potrebbe prenderla malissimo, cioè. Però vuoi una bacca selvatica? Sono buone. Beh, direi che le è piaciuta. Capisco più questa reazione della reazione alla linfa degli alberi. Quindi. Va benissimo. Laura, where are you? Intanto ciao carina. Ciao Perfetto. Quando qualcosa di brutto accade mi faccio una nuotata nell'oceano. Niente mi pulisce la mente come una bella nuotata. Mi sa che è una di quelle persone che perde il filo del tempo quando parla. Ha così tante cose interessanti da dire. No, esatto, non posso neanche combattere o giocare con i personaggi, quello no. Almeno per adesso. Non si sa mai cosa potrebbe succedere. Cosa potresti avere tu? Niente di interessante. Comunque no, non c'è la carne in questo gioco. Allora, cosa possiamo fare? Buttiamo giù qualche albero. E qualche cosa, qualche pietra. Bello. Però mi devi spiegare perché non vuoi giocare con la pallina, puccioso. Via tutte le pietre dal mio coso. Stavo per tirare una martellata a Cippo. Nei vecchi Harvest Moon, dare una martellata agli animali gli faceva scendere il livello di amicizia. Qui credo che l'abbiano disattivato. Purtroppo è successo più volte che mi avvicinassi ad un animale con la spazzola e invece gli tirassi una martellata perché avevo il martello e non una spazzola. Poveri animali. Il Lambern continua a non capire come. Continua a non capire i maker dove li dovrei fare. Come li dovrei fare. Questo è grosso. Cos'è? Uno sparkling fish? Vabbè, ma pensavo fosse una roba molto, molto migliore. Pensavo fosse un pesce raro che scintilla come una gemma. Oh, lo puoi vendere ad alto prezzo. Va bene, allora. Ah, ok. Pensavo, ho pescato quello lì raro, no, ora non potevo più pescare nient'altro. In tutta la mia carriera di pescatore. Va bene, tutti abbiamo pescato 87 volte. Dai, è rilassante pescare, ma.
Ma questi che funzionano al contrario. Dai, su. Che è quella starò? Era gigantesca, scusa l'ombra, perché ora è un pesciolino minuscolo? Vedi? Ho preso la fotocamera e si è spostato. 600! Wow! Va bene, l'earring lo vendere, lo doneremo al museo, tanto. Questa è una turista. Vedi, sta funzionando. Le nostre strategie per il turismo stanno funzionando. Nominatemi il nuovo ministro. Tieni, ti dono un pesce, che sta arrivando un sacco di gente. Vorrete un sacco di pesci in più da mostrare al museo? Lì, tra l'altro, si è moltiplicato quel pesce che gli ho donato. Ne avevo donato uno solo. Oh, veramente, hanno... Allora, Rude. Ma belline che sono le statue. No, ma costano così tanto, scusa, lo Squirrel e la Fox. Lo scoiattolo e la volpe. Perché? Ciao Marcus. Marcos. Voglio quella del passerotto, la statua, assolutamente. Con tutto quello che abbiamo guadagnato oggi, la compreremo di sicuro. Solo 600 soldi per la statua di un passerotto mi sembra assolutamente un affare. Ah, era uno scoiattolo, pensavo fosse qualcosa da raccogliere. Ho praticamente tagliato tutti gli alberi che ci sono nella mia... nella mia tenuta. Allora. Qui intanto riempiamo questo. Lì le pozze veramente aumentano. Perché? Perché le pozze aumentano così tanto? Cippo. Dove ti sei andato a cacciare? Torna dentro. Non mi fido. Ah, ma non è il mio! Non è Cippo. No, sì, è Cippo. Si è incastrato! No! Cippo! Si è incastrato Cippo, no. E ok. Non c'è nient'altro da raccogliere, veramente. Che tristezza. Ok. È rientrato Cippo. Bravo. Va bene, allora direi che possiamo andare anche a dormire. Ho altro da vendere? No. Sembrava la fine per Cippo, ma ce l'abbiamo fatta. Sembrava impossibile salvarlo. Ora ci facciamo un bagno e poi a letto. Così.
Ho fatto il bagno con l'annaffiatoio in mano. Così l'ho riempito in realtà di acqua della doccia. Novecentocinque soldi. 95. 905 soldi in un giorno, dai. E senti quanti uccellini. Buongiorno, puccioso. Devo comprargli più biscotti. Così mi vorrà più bene e vorrà giocare con la pallina. Vero? Vorrai giocare con la pallina. Ok, domani. Oggi sarà. Pioverà finalmente il 9 primavera. Quindi domani. E il 10 sarà di nuovo soleggiato. Ok, però almeno finalmente vedremo un cambiamento nel tempo meteorologico. Allora, mettiamo a pascolare cippo. Oh, una cipolla selvatica, che bella. Sono 200 soldi così regalati praticamente, trovare una cipolla selvatica. Prendiamo l'uovo di cippo. È già a livello 2 delle uova. Nel mio chick heaven. No, questo è l'albero di ciliegi che avevo comprato. Che avevo usato. Quindi non ho i ciliegi in fiore io. Mi sembra almeno che fosse un seme di coso di ciliegi, mi aveva detto. Niente ciliegi in fiore nella mia fattoria. Uffa. Non sono un vero Tofu fan se non ho i ciliegi in fiore nel giardino. Cippo è felicissimo. Io non ho mai avuto degli animali così felici dopo solo 8 giorni di gioco. Perché non li ho mai messi veramente a pascolare fuori. A quanto pare in quello del Game Boy Advance non avevano così tante minacce come in quello del DS. A quanto mi sembra di aver capito dai gameplay di Picaspray. Dovrei guardare la sua serie su quelle dell'Advance. Oh, cosa vogliono questi due tutte le volte? Cinnazon, sono contento che tu sia arrivato. Cosa c'è? Un festival? Guarda questa strada, splendida, vero? Ah, perché gli ho dato il legno. Con 10 blocchi di legno che vi ho dato io avete fatto questa strada? C'è qualcosa sotto, sindaco, qui. Wow. Wow. Con 10 pezzi di legno. Non devi trattenerti, facci complimenti per le nostre nuove strade quanto vuoi. Wow, sembra incredibilmente costoso. Ah, vedo che sei un fattore con dei buoni gusti, Cinnazon. Tutti noi hanno contribuito con le idee e l'hanno messo ad un voto. Questo è stato il nostro vincitore, l'ha fatto Mickey. Ok, Mickey Mouse. Ah no, Mickey Mouse voleva una cosa, voleva uno stand di popcorn. Ok, Jacopo non gli piace. Ok, perché lui voleva un labirinto? Ma sì. Perdersi è parte dell'avventura. Quando ti perdi, scopri un sacco di cose nuove. Ecco cosa sono le vacanze. Guarda, per una persona che si perde in continuazione non condivido il tuo punto di vista. Esatto. Non c'è motivo di mettere un labirinto in mezzo alla città, se no a questo punto chiudevo il gioco e basta. E chiedevo anche il rimborso. Wow, con le strade pratiche puoi trovare il sindaco bellissimo, sicuro. Vuoi creare una scoperta? No, 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 oh. Cosa vuoi da me? Perché devo costruirle io le cose? È stata una vostra idea. Maledetti. Allora, devo comprare un po' di cose. Un po' di biscotti per il nostro puccioso. Signora, venga al banco. Venga qui, subito. Devo comprare. Allora. Dai, fammi comprare. Benvenuta all'Olive Central General Store. Buy goods. Pet treat.
Prendiamone 5. Bouncy Ball io non so come si usa a questo punto. E basta. Parliamo al tizio intanto. Ottimo. Non l'ho venduta poi la cipolla. Ah, vabbè, tanto devo farlo dopo. Vediamo se nel municipio c'è qualche missione interessante. Tu non mi hai ancora ridato il mio Vespino. No, non tu. Tu non mi hai ancora ridato il mio Vespino. Tu non mi fai fare i Maker. Il mio Vespino, ma io ero contento, mi potevo muovere per la città col Vespino, e invece no, niente, non, me l'hanno rubato, non lo rivedrò mai più. Allora, bulletin board. Un origano, ok, ce l'ho nel frigo, come al solito. Non poteva servirgli questo, no, gli serviva l'origano che ce l'ho nel frigo. Salve sindaco. Tenga un... No, ho sbagliato. Tenga un po' di linfa. Ti sta per morire il telefono, resterai finché potrai. Oh no! Telefono di King Nick, sopravvivi. Date la vostra energia al telefono di King Nick. Alzate le braccia al cielo. Buongiorno Laura. Ok, questo so che le piace, quindi ho sbagliato. Quindi le daremo questo. Tienti un fiore. Beh. Fa vedere se quanto siamo vicini al cuore intero. Poco. Ancora siamo molto lontani. È più vicina Angela quasi, che però ovviamente non è una romance. Ciao Norman. Passavo da lì. C'è qualcuno al bistro a quest'ora? No, c'è solo la povera Misaki. Ah, anche perché ancora non è cos'ata, ancora non ha aperto. Apre alle 10. Bello questo divano che non ti fa vedere nulla. Non c'è una televisione. Posso essere assunto come barista, signorina Misaki? No, eh. Allora, tu cosa mi vendi per gli animali? Ah no, mi vendi solo gli animali. Non mi vendi niente per gli animali. È un po' una tristezza così. Quanto costerebbe? Ah, non posso. Perfetto. Bravo, King Nick. Spamma roba. Per la gente che ci sta seguendo stasera per la prima volta, oltre ovviamente se volete a lasciarmi il follow qui, c'è anche il canale YouTube su cui queste live verranno ricaricate, probabilmente la prima verrà ricaricata domani o domani l'altro, se riesco. E questa probabilmente tra una settimana. Oltre a tanti altri giochi che ci sono appunto sul canale che abbiamo fatto in questo periodo. Oltre a questo, ovviamente King Nick fa le live anche lui. E Puccioso, tienti un biscotto. Mi vuoi bene adesso? Vuoi giocare con la pallina? Non vuoi giocare con la pallina? Perché mi odia? Perché gli ho dato una cuccia così piccola, ecco perché mi odia. Lo capisco. Non mi merito il suo amore.
Mi odia. Il mio cane mi odia. Allora, facciamo la missione del dare un po' di origano a questo tizio. Non mi... Ah, Jack, ok, sì. Tieni, Jack, tieni un po' di origano. 200 soldi per un coso di origano? Vabbè. Proprio la gente non ha voglia di fare le cose da sola. E direi che possiamo andare a parlare con questa. Lin, io... Tieni, prenditi questa. Grazie, l'ho apprezzato. Ma apprezzano tutto! Ancora non ho trovato un regalo che la gente odia. Sì, vabbè, tu volevi lo stand di popcorn. Bambina, tieni, ti regalo una pietra. Ti piace? Ma persino le pietre prendono come regali questi. Tieni, ti regalo una pietra. Ok, questo già magari era un pochino più sassy come commento, che mi ha detto non c'era bisogno di disturbarsi, però in realtà c'era comunque la cosa, c'erano comunque le notine tutte felici. Tira, 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 non adesso. Ora, tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Cos'è? Sparkling fish. Ottimo. Però è zero, quell'altro era due. Vabbè, varrà comunque un sacco di soldi, probabilmente. Potrei pensare di venderlo. Sì, di venderlo, di donarlo al museo se proprio non è... Vuoi pescare in questo punto qui, preciso. Cioè, se quello da 2 stelle valeva 600, varrà 500 quello da 0, probabilmente. Sali pesce. Vabbè, un gazami crab. Da 2 stelle. Ciao Emilio. Ciao Manuela. Ciao Marcos. Vediamo cosa mi dice Marcos del mio Gazami Crab. Tieni. Ma veramente gli piace tutto a questa gente. Troppo. Negli altri giochi non riuscivi mai a capire cosa gli piaceva e cosa no. Quindi eri disperato tutte le volte. Qui invece gli dai le pietre e ti dicono: no, grazie, non dovevi. 500 è comunque tantissimo, però alla fine un giorno glielo dovrò comunque donare questa roba, quindi andiamo a donarla al museo. Infatti negli altri giochi avevi praticamente per forza bisogno di una guida per cosarli. Per fare una romance decente. Ti ho appena donato 500 soldi, io spero che siate contente. Non ho nulla da regalarle, vero? E vabbè, ti piglierai una pietra. Tieni. Ok. E compreremo il passerotto.
Non è possibile però che la gente accetti le pietre in questo modo come regali. O mentono tutti, in realtà non è vero, non gli piacciono. No, ah, lo posso mettere magari su un coso. Ah, solo qui lo posso mettere, vabbè. Va bene comunque. Non vuole proprio giocare con me. Mi odia. No, non avevo petato Cippo. Ero troppo preoccupato per coso, per Puccioso che non ho petato Cippo oggi. Andiamo in miniera, facciamo qualcosa qui. Chissà se si è sbloccato i piani successivi. Dato che sono già arrivato al 10. Qui c'è una vena. Che stanza strana. Spero ci fosse qualche segreto. Un'altra vena. Esatto, buchiamo delle vene senza essere drogati. Anche perché che drogati siamo che ci tiriamo la roba in vena con un martello. Sarebbe un pochino difficile, probabilmente. Cinnanzone fuori contesto. Dai. Ah no, giusto, questo gli serve questa. Oh. Raw White Opal, va bene. Lo accetto. B6, comunque sì, i piani sono decisamente diversi da prima, proprio come struttura. Quindi probabilmente arriveremo oltre il B10. E qui dovremo rompere qualche roccia perché non vedo scale. Wow, erano difficilissimi da trovare. Erano proprio nel posto più scontato possibile. B10, no, niente, non possiamo andare più in giù del B10 ancora. Nonostante l'abbiamo già raggiunto e riraggiunto. Negli altri, appunto, dovevi anche scavare in quel modo lì, nelle miniere, per trovare la roba. Wow, potrei mettermi a coltivare la roba qui, davanti all'entrata della miniera. Perfetto. Guardiamo un attimo nel calendario. Che non mi stia perdendo qualche. Oh, vedi? C'erano dei compleanni. Linz e Ludus. Chi è Ludus? Allora, vediamo. Linz è in casa sua, insieme a suo nonno. Ho qualcosa da regalare. Al massimo le regalo un opale o una pietra. Non è qui. Qui? Sì, è il negozio dei fiori. Sì. Perfetto. Ciao, bambina. Vuoi una pietra come regalo di compleanno? Non mi ha detto quando gli ho regalato la roba che era il suo compleanno.
Forse perché le faceva troppo schifo e quindi mi stava mentendo quando ha detto che le piacevano. Ludus non ho idea di chi sia, non ho neanche intenzione di scoprirlo. Andiamo al bistrò, ci sarà qualcuno a cui parlare. Alice, tu che sei così fine, carina, eccetera, eccetera, vuoi una pietra? Sì, a quanto pare sì. Ora in realtà le stanno accettando solo per una mattina presentarsi tutti davanti a casa mia e mi lapidano. Ci starebbe. Sarebbe giustissimo. Bad ending segreta di Story of Seasons, Pioneers of Olive, Olive Town, non Olivine. Olive. Quest'albero è cresciuto troppo. È arrivata la sua fine. Roba da vendere, è sempre roba da vendere, anche se danno solo 12. Cippo, meno male stasera non ti sei incastrato in mezzo al nulla. Buonanotte, Ninfeal, grazie mille per essere passata. Anche noi comunque tra poco finiremo. Guarda che bella la nostra statua di un passerotto. In realtà potremmo anche chiuderla qui. Un'ora e mezzo abbiamo fatto. Fatemi controllare giusto una cosa prima di dire. No, possiamo farlo un altro giorno, dai. Dormiamo. Allora, abbiamo venduto 418 soldi di roba. Autosaving. Che l'altra volta ci ha salvato. Cioè, ci ha salvato in realtà principalmente 2 ore di lavoro. Buongiorno sindaco, di nuovo. Cosa vuoi? Vuoi aprire dei nuovi negozi? Ok. Sì, va bene. Ovviamente sarò il benvenuto ad andare nei negozi. Buonanotte da parte del tuo cellulare. Ok, quindi buonanotte anche a te. Non vuoi essere un po' più stiloso? Ok, è per aprire il negozio di vestiti questo. Oh. Ok, così prossima live ci potremo vestire per bene. Puccioso, buongiorno, tieni un biscotto, vuoi giocare con la pallina? No. Cosa te l'ho comprata a fare? Ah, buonanotte, Kinnick, anche a te, grazie mille per il ride. E buonanotte, quindi. E grazie mille per essere passato e per esserci stato per tutto questo tempo. I miei ciliegi stanno fiorendo! Sono quasi ciliegi in fiore! Ciliegi in fiore, ciliegi in fiore. Ok, perfetto. Anche tu, Nemi, perfetto. Buonanotte quindi sia a Nemi che a King Nick. Grazie mille per esserci stati. E a questo punto quasi quasi era meglio se l'avessi chiusa, ma vabbè.
Allora, andiamo a vedere dal sindaco al municipio cosa c'è di nuovo, cosa gli serve per fare il negozio di vestiti. Dimmi che ti servono tipo 10 pezzi di legno anche stavolta. Lumber 5, niente, quindi mi serve sapere come fare i cosi. Mi serve sapere come fare i makers. Non lo so. Non lo so. Sindaco, come si fanno i makers? Tu, dov'è il mio Vespino? Scusa, se faccio così non apri il negozio? Intanto ti regalo una pietra perché non mi stai dando il mio Vespino. Ma voglio vedere veramente. Allora, sei in ritardo. Dai, muoviti però. Deve essere proprio dietro al bancone. Niente, no. Non so veramente come si fa a usare. Non so veramente come si fa a fare quei makers. Oh no, non c'è Laura oggi qui. Solo perché piove. Ah no, eccoti. Ciao. Pensavo solo perché piovesse che non voleva fare il suo lavoro oggi. Tienti di nuovo un po' di linfa. Perfetto. Allora. Andiamo a pregare al tempio, così magari i nostri ciliegi fioreranno. Scusami, eh. Voglio provare a fare una cosa. No. No. Ah, peccato. Speravo che potessi tirarci la roba e appariva la cosa. Appariva la dea del raccolto come negli altri Harvest Moon. Però posso pescare nel laghetto sacro. Non credo che agli dei piacerebbe così tanto, in realtà. Ok, un dace da 45 centimetri. È un pesce nuovo, almeno. Vieni su, vieni su. Perfetto. Che bestia abbiamo preso. Uno sparkling fish anche in acqua, anche nel lago? Oh. Non pensavo. È molto più difficile di quanto pensassi da catturare questo pesce. Nonostante sia da un coso solo. Yellow perch da 11 centimetri, non me l'ha fatto neanche vedere. Perfetto, tanti pesci nuovi abbiamo trovato oggi. Ok, aspetta, giusto, oggi piove, non posso far uscire Cippo, mi serve dargli il cibo. Devo comprare il cibo per Cippo. Cippo.
No, ho sbagliato negozio. Tranquillo, Cippo, non ti lascerò senza mangiare. Ho sbagliato negozio di nuovo. Dove diavolo è quel negozio per animali? Ah no, giusto, poi non lo vendono. Che palle che non vende il negozio di animali, il cibo per gli animali. E non ho spazio nell'inventario, vero? Ti pareva. Fodder, perfetto. Ne prenderò 11. Perché sicuramente se facessi uscire il pollo con la pioggia non la prenderebbe così tanto bene. Quindi. Non tutti e 10. Va bene che ci abbia messi tutti e 10, siamo sicuri? Io ho fatto male a prenderne 11. Faccio meglio a prenderne 10. Egg. Excellent. Ok, mi farebbe venire qui ad annaffiarlo la cosa centrale. Anche con le cose per ora così a mezzo. Vediamo se continua in questo modo anche in futuro. Andiamo a donare al museo. Dona pesce. Tieni questo pesce. Abbiamo già quasi finito. Non è vero, siamo a metà. Ti posso donare anche qualcos'altro. Pesce, un yellow perch. Ottimo. Non era così grosso, era 11 centimetri, era minuscolo quel pesce. Ora, non può piacerti anche il cibo per gli animali. Ah, oh, gli avevo già dato. Vabbè. Tizia, non ti può piacere il cibo per gli animali? Non è possibile. Non potete, non può piacervi tutto. Beth, tu non sei una romance, vero? Allora non ha senso parlarti. Non è giusto. Non va bene che... Cosa c'è sul calendario oggi? Ah, avevo il coso rosso prima sul 12, ma non era il 12. Oh no, ho mancato il loro di compleanno. Vabbè, chi se ne frega. Ok, ricordiamoci che tra 3 giorni è il compleanno della bambina. Paraparaparà. Allora, cosa vogliamo fare di altro in realtà? Non lo so, perché purtroppo non so. Esatto, non hai così tanto da fare in un giorno di pioggia tu.
Devo scoprire come si fanno quei makers, quindi per quello dovremo aspettare la prossima live ormai. Saranno tutti al bistro oggi, ma no, non è vero, c'è solo lei. C'è solo Blair, che ormai è diventata Alice per noi. Tienti una pietra. Sì, un fantastico regalo per te. Laura è quasi vicina a un cuore. Con tutte le pietre che le ho donato. Mi sembra giusto. Allora. Qualche pietra dovrebbe esserci ancora al giro. Dei clam sono sempre soldi, anche se pochi sono sempre soldi. Peccato, c'è così poco da usare. No, perché dovrei smashare quest'albero? No, perché c'è l'opzione di tirare una martellata ad un albero? Ad un alberello che sta crescendo per distruggerlo. Posso farlo anche con questi? Sì, immaginavo. Torniamo in miniera. No, non è vero, non torniamo in miniera. Peschiamo qui. Qui ancora non ho mai pescato. Sono pesci diversi qui? No, c'è un Dace, quindi è un pesce d'acqua dolce sicuramente, perché questo è un fiume. Andiamo un po' più in là. Chissà se laggiù ci farà mai arrivare. Probabilmente sì. Un altro Dace. Basta, Dace. Quante volte vuoi essere pescato? Ok, qui si pescano solo i Dace, che è ottimo quando ho poco inventario. Quindi sempre. Quando ho l'inventario pieno vengo qui a pescare, che tanto pesco Dace, che se non sbaglio dà tipo 59 soldi, quindi neanche così pochi. Veramente. È un po' ridicola come cosa. Ok, quelli da 2 e 59 quello da 1. E 54 quello da 0. Ah, a me va bene. Sono soldi, sono sempre soldi. Bene, io direi in realtà sono abbastanza soddisfatto per oggi e anche abbastanza assonnato. Ciao Puccioso, che bello che sei. Facciamo una foto a Puccioso in casa. Questa è praticamente la modalità prima persona ed è terribile. Ottima, bellissima questa foto. Direi che è meglio la foto del cane con il letto del letto da solo. Bene, quindi salviamo. E direi che possiamo chiudere qui il video su YouTube. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. E ci vediamo la prossima volta sempre con Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Più o meno l'ho detto bene, dai. Alla fine della live lo dico meglio che all'inizio. Non va bene così, perché la gente guarda solo l'inizio della live, non la fine. E bene, quindi ciao gente!